Sì, buongiorno a tutti, buongiorno consiglieri, buongiorno dottoressa Lotà, buongiorno Anna e a tutti. Iniziamo questo consiglio del 23-6-2020 in videoconferenza e diamo la parola alla dottoressa Lotà che possiamo chiamare all'appello così diamo inizio a questo consiglio, dottoressa, grazie. Presente. Sì. Io La sentiamo male, dottoressa Lotà. Sì, per intuito ho detto presente comunque. la sentiamo male, dottoressa Lotà, non si sente? Che fare? Manqui. Adesso Vai sì. Chiudete bene la voce. Chiudete i microfoni, vediamo se riusciamo a mettere. i microfoni tutti. Oh, dai. Presente. Marese. Presente. Sia. Presente. Avvocato. Presente. Non si sente a chat. Lo so, è bloccata Presente. l'immagine, infatti. Serio. Presente. Scusa. Scusa. Assente, greco, assente, 8 assenti su 10, ora molla. Grazie dottoressa Lotà, consiglieri, di nuovo buongiorno. Il Presidente mi ha mandato un messaggio che ha un impegno istituzionale e a breve sarà qua con noi, perché pensa che prima delle 9, già alle 9:30, 10, si sarà liberato e si collegherà in videoconferenza. Nel frattempo andiamo avanti col consiglio, diamo subito la parola ai consiglieri. Chi è iscritto a parlare? Se c'è qualcuno che è iscritto a parlare, che ha qualcosa da dirci in merito a questa bellissima giornata di oggi, martedì 23-6-2020, prego. Prego, consigliere Marchese, forza. Non la sentiamo, apre il microfono. Apre il microfono. Grazie Presidente per avermi dato la parola. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente, Sì, prego. ieri ho saputo per vie traverse che a quanto sembra il passaggio degli operai della Reset alla RAP finalmente sembra si possa concludere. Si possa concludere. Di questo ne siamo tutti un po' felici e contenti. Perché sicuramente un po' di pulizia in più nelle strade si vedrà e di questo ne siamo certi. Presidente, una cosa che mi lascia l'amaro in bocca, ieri ho mandato a una dirigente della RAP un messaggio dicendo che c'era una strada da spazzare. Mi manda a dire che forse hanno sbagliato a spazzare questa strada, che forse è privata e quant'altro. Dico, Presidente, le strade dello Sperone, Ericito, Passaggio Giuffrida, Passaggio Petrina, Largo Cambarelli Scurti, Largo Di Vittorio, Passaggio Bernardino Verro, Nicolò Barbato, sono esclusivamente strade comunali. Quindi, Presidente, mi vengano a dire per iscritto, se non hanno più interesse a volerle spazzare, me lo mandano a dire per iscritto, che il sottoscritto sicuramente farà di tutto per avere un incontro con gli assessori competenti e con il sindaco, perché già lì il pesante, lo sperone, ha la problematica dei nomadi che lasciano di tutto e di più, è risaputo un po' in tutto il mondo. Che Viale Di Vittorio da via 27 Maggio e incrocio Laurecina è un campo a cielo aperto dei nomadi e lasciano di tutto e di più, tant'è che i mercatari proprio in quell'angolo, in quel posto, non vogliono montare bancarelle. Quindi ritornando al discorso che mi dicono che è una strada privata, la debbano smettere. E diamo ai cittadini dello Sperone quello che è giusto che gli devono dare. Grazie Presidente. Grazie, ho finito Presidente.
Il presidente che ha fatto? Avrà problemi di linea sicuramente. E facciamo continuare a Guarese, non lo so, e poi chiaro scossone. Presidente, se no problemi ci sono in questa linea oggi. Presidente, ma gli altri ci Assente. sentono? Olivia, tu ci senti? Sì, ma io ti vedo pure a casa. Guaresi, serio? Presente. Guaresi, continua tu per favore, dai. Vabbè, vedi, c'è solo che è scritto a parlare. No, no. Non vedo nessuno, non vedo. Comunque, allora lascio una dichiarazione io. Volevo portare a conoscenza questo consiglio che domenica ho avuto un dibattito. Un mezzo dibattito perché non ho dato la possibilità di replica a questo individuo. Mi ascoltate? Mi sentite? Io la sento, Presidente, io la sento. Sì. Non ho dato seguito ad uno dei candidati che c'è a Villabate di volersi scontrare su un mio profilo per farsi la sua campagna elettorale. Io è da 4 anni. Da 3, da 4, la passata legislatura e porta avanti le battaglie contro la migrazione dei rifiuti e giornalmente vado a inoltrare richieste dove chiedo H24 l'APM, dove chiedo l'installazione di telecamere, dove chiedo il controllo e che si faccia partire immediatamente la differenziata per mettere fine a questo continuo degrado creato dai soliti porci dei paesi limitrofi. Non mi sono mai permesso di andare a dire mai di quale paese si parla o di fare dell'erba tutto un fascio. Un signore chiamato signor Naccari, candidato saputo al Consiglio Comunale di Villabate, si è permesso di far uscire un articolo su cronache villabatesi dicendo che il consigliere Guaresi ama andare a prendere per porci i cittadini villabatesi, mentre lui invece mi consigliava. Mi dava l'idea che era giusto che io portassi avanti la richiesta della differenziata. Oh, un plauso a questo consigliere che finalmente, questo candidato consigliere che finalmente si è accorto che basterebbe semplicemente richiedere la differenziata, così come per una bacchetta magica, ok, facciamola partire sulla seconda circoscrizione, così questi porci dei paesi limitrofi non butteranno più la loro spazzatura giornalmente sul territorio di Acqua de Corsale. Io non ho dato seguito completamente a che l'ha fatta andare su tutte le furie perché centinaia di persone villabbate. Io ho rilasciato una mia dichiarazione nei confronti di questo signore, gli ho spiegato tutto quello che è stato fatto in questi anni da parte del sottoscritto, da parte del Consiglio della seconda circoscrizione del passato quando c'era l'ex presidente e quello che è stato fatto ad oggi. Lo invitavo prima di rilasciare una dichiarazione perché tra l'altro ho capito pure, mi hanno anche spiegato un attimino che questo signore fa parte anche di questa testata di questo giornalino Cronache Villabatese che non ha avuto nessun seguito tranne due mi piace solamente e nessun commento, mentre sul mio profilo ci sono stati oltre 70 commenti, oltre 100 mi piace e tante altre cose. Io non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai di dire che un cittadino porco con nome e cognome e mai difenderò quel porco, attenzione, perché io non difenderò mai il porco, ma difendo le persone per bene, oneste, che tranquillamente rispettano diritti e pagano le tasse. Quindi detto questo, ci tremo a dirlo pubblicamente, questo signore non avrà mai un mio confronto, qualora dovesse essere eletto al Consiglio Comunale, il consigliere Guaresi sarà ben felice di aprire un dibattito e fargli capire un attimino tutto quello che è stato fatto, le battaglie portate avanti fino ad oggi e che non si può svegliare uno così per farsi proprio campagna elettorale, prendere in giro i cittadini o ancora peggio, andare a difendere
tutti quei porci dei paesi limitrofi che giornalmente vengono a scaricare tonnellate di rifiuti sulla via Galletti e che al comune di Palermo, detto in videoconferenza al presidente della RAP, ci costa 7 milioni e mezzo di euro per prendere queste tonnellate di rifiuti e portarli in discarica, non a Palermo, non so in quale parte della Sicilia. Dico, ahimè, chiusa la parentesi, dico, se questo signore vuole andare, si vada a leggere quello che ho scritto, si renderà conto di avere sbagliato a tentare di farsi la campagna elettorale a spese del Consiglio Guaresi, primis, ha sbagliato di non andare a vedere sul profilo tutto quello che è stato fatto, e continua a sbagliare, mi auguro, intanto gli faccio gli auguri di una grandiosa vittoria sul comune di Villabatte, però ahimè, dico, se questa gente che tenta di andare a prendere in giro i cittadini per andarsi a sedere e dire sono consigliere, ahimè, io mi auguro con tutto il cuore che possa rimanere a casa e magari ecco, possano essere eletti quelle persone veramente che amano spendersi per il bene comune. Comunque, c'è qualche altro scritto a parlare o il presidente è entrato? Mi sentite? Savo, io sento il discorso, io ho sentito tutto, presidente. E dico, Savo che ancora non c'è? No. A quanto pare ci sono altri scritti a parlare? Posso io sentire tu, prego, a facoltà di parola. No, questo discorso che hai raccontato, giustamente non so i termini dei dibattiti, giustamente saranno problematiche che hanno suscitato in qualche modo un dissenso, eppure è vero che non penso proprio che lei abbia fatto di tutto l'erba un fascio, perché così è sbagliato, cioè, voglio dire, spero che è stato chiaro in questo, perché sicuramente ci sono tanti di quei abitanti dei paesi limitrofi che si comportano bene, fanno la differenziata. E non solo, consigliere, anche palermitani, ci sono quelli buoni e quelli porci. E io l'ho anche specificato sempre. È pure vero che bisogna trovare delle soluzioni e naturalmente dare il diritto di replica quando c'è e non eventualmente perché ho letto qualcosa che mi è arrivato e questa persona si lamenta che non ha avuto più il diritto di replica, lei l'ha bloccato, insomma. Io giustamente non entro non so bene i discorsi, però è pure vero che sarebbe bello un confronto e capire perché tutto questo astio. Comunque, passiamo avanti su questa situazione. Volevo un po' capire il problema del consigliere Marchese quando realmente dicono, cioè finora hanno pulito varie strade, adesso si svegliano così e dicono che non rientra nei loro piani, cioè io questa cosa, io spero che tutto quello che abbiamo detto finanzi, quindi spero che ogni cosa, le partecipate lo mettano per iscritto. E questo, anzi, ringrazio. Io scuso a tutti, ma sono scusate, ho avuto un problema che c'è stata una persona. Aspetta, allora scusa. C'è stata una persona che era al centro di raccolta in Viale dei Picciotti. Ha portato il rete al materasso per posarlo lì e non l'hanno fatto scaricare. È successo un casino. Ma la motivazione, presidente? Mi sono fatto passare il responsabile. La motivazione è che ci sono i cassoni pieni, dice non possono scaricare, metterlo in un angolo perché non ho ricevuto una lettera dai vigili del fuoco che gli obbligano, gli vietano di accumulare questa cosa per paura di incendio e quant'altro. Mi sono fatto dare il nome del responsabile che era lì, il signor Martino. Si chiama Martino. Perché questo signore, gli ho detto io, guardi, questo signore io lo conosco, se ne va da lì butta tutto in strada, per cui io non vedo perché loro non lo dovete fare scaricare, perché queste cose sono nate per questo motivo. Dice, ma purtroppo ma vi organizzate, li fate scaricare i cassoni e la sera quando finite di lavorare la mattina sono vuoti e cominciate la giornata, certo non è, dice, no, ma bisogna attendere un'ora, lei glielo può dire, io ad attendere un'ora, attende quel signore un'ora. Cioè, se non è un servizio che date così efficiente, dice lo so, e che cosa dobbiamo fare noi? Cioè, le direttive sono queste. Io quando finisco chiamerò il direttore generale dell'AMIA e vediamo di che si tratta. Dopo una volta, che non è possibile. Queste sono le cose che non funzionano bene.
Se no, non si può andare così avanti. Se io prendo le cose, mi sbrigo, cioè mi accingo ad andare lì al centro di raccolta in via del 18, arrivato lì, il materassino lo devo buttare. Cristo santo. Poi quando finiamo chiamerò al direttore dell'AME e vediamo cosa mi dice. Scusami. Sì, no, vabbè, stavo finendo. Stavo dicendo che spererei, ecco, come in questo caso, le nostre note scritte, di avere una risposta come quell'iniziativa che ha avuto il presidente Savoca in questa situazione, di mandare una mail a tutte le partecipate in modo che di avere una risposta per iscritto. Non possiamo soltanto avere risposte magari dall'ingegner Martino, dice il problema è questo. No, me lo scriva, anzi la invito, presidente, a scrivere due parole e esigiamo una È risposta. partita la nota, è È partita, scusa, partita, è partita. Ok, È quindi aspettiamo partita la risposta. Ok, io. io ho concluso, grazie. Se volete, io ve la leggo. Presidente, volevo ribadire una cosa, mi perdoni. Prego. Presidente, mi ero iscritto a parlare, tant'è che poi lei è uscito. E allora, Presidente, come avevo già detto, ieri ho fatto una richiesta telefonica e poi, come mio consueto, lo mando la nota e mi si dice che forse hanno sbagliato, che quelle strade all'interno dell'agglomerato delle case popolari dello Sperone non hanno diritto a uno spassamento perché sono private. Premetto, Presidente, che queste strade tempo fa la RAP, l'allora AMIA, li manutenzionava anche come catitoie. La MG li manutenziona gli impianti di illuminazione pubblica. La Reset va a pulire i giardinetti che vi sono all'interno dell'agglomerato delle case popolari. Lo Sperone ha un gravissimo problema, lo ribadisco, perché ci sono i nomadi che stazionano in Viale di Vittorio, da incrocio Via Laudicina e incrocio Via 27 Maggio, e lasciano di tutto e di più. Adesso viene la RAP e mi viene a dire che queste strade non sono di competenza di loro. Forse, dico forse, abbiamo sbagliato a farle. Presidente, sicuramente mi farò legare come un matto alle catene fino a morire, Presidente, perché non funziona così. Perché lo Sperone c'ha gente dignitosa, gente che paga le tasse e deve essere rispettata come tutta quanta la città. Se poi di loro hanno problematiche perché gli mancano gli operatori ecologici, perché non si sanno organizzare, questi sono fatti loro. Ma diritti e doveri, Presidente. Diritti e doveri. Grazie, Presidente. E come Prego, consigliere giustamente Mastella. faceva notare lei, adesso ci devono rispondere, Presidente, ogni qualvolta non possono esaudire una nostra nota. Il perché, il per come, se sarà fatto fra un mese o fra 2 anni, ce lo mettano per iscritto. Grazie Grazie, e le chiedo, consigliere e Mastella. la ringrazio di vero cuore per Ha avermi ridato la detto parola. due cose importanti. Prima ha detto che la dottoressa Callì le ha detto che non possono spazzare perché non compete a loro. Visto e consigliere. Poi ha detto un'altra cosa importante, che i cittadini pagano le tasse, per cui se pagano la tari, caro consigliere Marchese, non vedo perché la RAP non deve spazzare. Se questi cittadini dello Sperone pagano la tassa sulla spazzatura, è ovvio che l'azienda RAP deve andare a spazzare. È una cosa certa. Poi volevo dire che di riferimento alla nota che ha fatto il presidente, la segreteria del presidente, considerate le porte lamentele che da tempo continua a pervenire alla scadente presidenza, si chiede a tutti di avere una risposta scritta. Volevo comunicarvi che avevo sentito l'ingegnere Di Lorenzo, caro Franco Scarlata, l'ingegnere dell'area tecnica della rigenerazione urbana, dove io ho chiesto con forza di darci la risposta, di mandarmi una risposta in merito a quella interrogazione che abbiamo fatto fare noi dal Consiglio Comunale per quanto riguarda l'illuminazione pubblica di via Messina Marina, di Cortile Spanò, Fondo Tegnerello, via Giacomo Alagna, se si ricorda. Ora, finalmente l'ha mandata, io l'ho pubblicata oggi. L'ho mandata ieri e l'ho pubblicata oggi. E c'è scritto tutto, risposta scritta per quanto riguarda l'illuminazione pubblica di via Messina Marina e le strade
interna via Messina Marina. Finalmente dobbiamo dare, dobbiamo avere risposta. Risposta per darle ai cittadini, come è giusto che ha detto il consigliere Tusa, che abbiamo tutti detto, e che il presidente si è premurato a mandare a tutte le partecipate con una missiva fatta dalla segreteria del presidente. Solo questo vi salvo, perché è corretto, è giusto. Prego, presidente, buongiorno. A lei la presidenza. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Grazie vicepresidente, grazie sempre per sostituirmi. Buongiorno presidente. Alla grande. Buongiorno per tutti. Oggi vi vedo un po' più rilassati. Vero? Vedo che qualcuno ha cambiato stanza. Il consigliere Guaresi è fermo oggi. Non si muove, anche dentro l'auto però si muove. Due cose velocissime, scusate se sono appena... mi sono appena inserito in videoconferenza e vi dico due cose velocissime che interessano per lo più gli uffici. Il signor Dragotto, che vedo, saluto, come saluto tutti voi, la signora Ventimiglia, che penso ci sia come al solito, la dottoressa Lotano non ci sta in linea, vero? O sì? Sì o no? Qua sono, presidente. Perfetto, un abbraccio per tutti. Buongiorno, una cosa per gli uffici che... Lo facciamo entrambi, sia dalla presidenza che la dottoressa, per ovviamente quello che è il suo ruolo dentro le mura circoscrizionali, che cui ringrazio sempre. Se possiamo fare una nota, sia da parte mia o congiunta, per quanto riguarda la disinfestazione all'interno degli uffici di foto. Disinfestazione, è stata fatta la sanificazione. La disinfestazione all'interno per quanto riguarda l'interno, e il signor Dragotto dalla presidenza fa partire una nota a nome di tutto il consiglio per l'area che è limitrofa e comunque adiacente agli uffici, l'area esterna, che hanno problemi, d'accordo, mi dicono, di zanzare. Comunque il diserbo a quanto pare l'hanno effettuato, però hanno problemi di zanzare e quant'altro. E un'altra cosa per il signor Dragotto, se mi dà conferma, o comunque se non l'ha fatto non c'è problema, ma lo farà certamente oggi, se può mandare la delibera, che mi sono sentito di nuovo con il signor Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro, e aspetta quella cosa ai comitati educativi. Perfetto. Va bene, presidente, ok. Grazie sempre a tutti. Un'altra cosa, mi è arrivata pure la nota di cui si parlava ieri, in merito alla questione Commissione Sport. Ovviamente, ripeto, non ne facciamo un dramma, sono cose che possono capitare. L'ho visualizzata stamane a firma dei due consiglieri che fanno parte della Commissione Sport insieme al presidente e al consigliere Tus. L'ho letta, comunque poi ne parlerò con loro. Io credo intorno alle 11:30, non oltre, di essere in municipio. Per quanto riguarda i lavori d'aula, c'era qualcuno, stava parlando il vicepresidente in merito alle risposte, se mi può illustrare lei, signor Dragotto. Signor Dragotto. Stava parlando il vicepresidente. No, stava parlando il vicepresidente in merito a cosa? Stava dicendo in merito alle questioni note, risposte che non arrivano. Mi sente? Se lo ricordo male, il vicepresidente Sabato stava riferendo che è arrivata una risposta in merito alla luce. Esatto, riguardo alla via Messina Marina, vie della circoscrizione, e quindi hanno risposto, però non so quale sia la risposta. A quanto pare hanno scritto tutta la motivazione relativa al malfunzionamento dell'impianto di illuminazione. Perfetto. Un'altra cosa che urge fare, anche perché non vedo risposte da nessuna parte, e non capisco più a che punto siamo in merito. Mi fa piacere il vicepresidente è di nuovo tornato, così mi ascolta. Non vedo più risposta e non ho visto movimento, non abbiamo visto movimento, mi potete confermare, in merito ai lavori della zona industriale, cui si faceva riferimento tempo fa,
più di un mese fa, se non erro, molto più di un mese fa, che sarebbero cominciati a giugno. Ma sino a ieri... Perché io ho parlato con l'ingegnere Di Lorenzo, Presidente. Sì. La quale mi ha detto che già è tutto fatto per quanto riguarda la zona industriale, per l'inizio della via pecorale, tutto, che già sono state appaltate pure il lavoro, dovevano iniziare entro giugno, già siamo a fine giugno, però ancora sì, non si diceva a giugno, appunto questo, no, tutto fatto. Perfetto, no, ma io in merito proprio a questo, e anzi la ringrazio per averlo menzionato, dico in merito a questo, infatti stavo dicendo che a nome di tutto il consiglio vediamo di chiedere pure in maniera scritta qualcosa a chi di competenza, per capire, visto che avevano detto a giugno, la gente magari ci incontra e ci fa qualche domanda e ci chiede, giugno sta finendo, luglio sta iniziando, poi c'è agosto, dobbiamo arrivare a settembre, sì, dico, sì, forse non dico che ci devono dare una risposta tutta e sicura, ma quantomeno che ci rispondano in maniera tale da poter essere più chiari in merito agli inizi dei lavori, perché se è vero come dicono che l'appalto è già stato dato, dico, penso sia un qualcosa di imminente, però non voglio sbilanciarmi, visto che non siamo noi principalmente, diciamo, in prima persona che comunque andremo ad operare, quindi quantomeno noi capire se quello che dicono è vero e se sta se veramente a breve inizieranno i lavori, visto che si parlava di giugno, poi entro giugno e siamo oggi a giorno 23 giugno. Quindi vediamo Presidente, se mi scusi, ma non dovevamo fare la videoconferenza con l'assessore Prestigiacomo, il presidente Butera? Il presidente è sempre disponibilissimo. Ne dovevamo parlare di questo pure. Il presidente è sempre disponibilissimo. Io, a me dispiace dirlo, ma è verità. Da dove non mi arrivano risposte, e l'ufficio mi può confermare, visto che a prescindere telefoniche, dico, in prima persona si mandano gli inviti dall'ufficio, da dove non mi arrivano le risposte, sono da parte dell'assessore Prestigiacomo. Perché questo era pure l'argomento. Il presidente dell'AMG mi ha dato disponibilità e giornalmente me la continua a dare, però visto come è andato l'ultima volta l'incontro, lui solo, è solo la sua presenza, giustamente anche esso dice, se c'è la parte politica sarebbe meglio per tutti. Presidente, sì, riferire un attimo. Sì. Allora, intanto confermo che non c'è ancora nessuna risposta rispetto agli ultimi inviti che abbiamo fatto, sì, che abbiamo rimandato, dove già i destinatari hanno il programma delle sedute di consiglio, compreso, dove è incluso anche il mese di luglio. Secondo, io direi, è un suggerimento, ma non sta a me giustamente poi prendere la decisione, di puntualizzare, fissare una data col presidente dell'AMG e di conseguenza poi intervenire per invitare l'assessore Prestigiacomo e gli uffici di competenza. Mi sembra che sia stato chiaro. Potrebbe essere un'idea, però se poi con quella data dagli uffici della Prestigiacomo ci dicono no, che comunque vediamo, casomai io anche più tardi dal municipio faccio due telefonate, vediamo se li posso fare in contemporanea. È cambiato lì all'area tecnica, non è più Raniella. No, ma non, sì, a quanto pare no, non, ora c'è, non ricordo come si chiama. C'è Pedicone ora, Maurizio Pedicone. Va bene, comunque l'assessore a noi interessa pure. È pure lui, ma non è, scusate, il problema non è quello, perché noi mandiamo l'invito all'area, poi l'area deciderà chi mandare nelle vesti di funzionario referente. Mi sembra che sia così. Perché dico, non sarebbe male a questo punto, visto che la dottoressa Di Lorenzo ha seguito molto molto spesso nel seguirli bene, poi la messa in opera, dicono, spetta a lei tutto quello che concerne la situazione nella nostra circoscrizione. Non sarebbe male se fosse lei presente insieme all'assessore e Butera dall'AMG. Quindi vediamo, non lo so, io più tardi, ora appena mi reco al municipio, vedo di... La di Lorenzo dice, ma voi dovete invitare a Pedicone, dice, lui mi deve mandare qua poi. E lui manda lì, sì. E allora l'iter lo facciamo, lo ripetiamo così e rimandiamo alla Prestigiacomo, in più io faccio pure le telefonate.
Quindi poi il signor Dragotto, se mi dà una disponibilità d'ufficio, quando giustamente lei è d'ufficio e quindi non di smart working, quando lei è d'ufficio mi fa sapere che ho da dirle due cose poi di persona che riguardano ovviamente dei lavori circoscrizionali, mercoledì, giovedì, la prossima settimana, mi faccia sapere quando lei si reca in ufficio. E la ringrazio sempre gli uffici. Vicepresidente, io lascio nuovamente il consiglio a lei. Mi collego perché ieri c'è stata una riunione con Brucato, cui non ho, c'erano i presidenti, cui non ho potuto partecipare. Mi sto collegando ad un incontro fra di noi, una consulta fra di noi, per capire pure meglio la situazione. Dopodiché domani vi dirò di ciò che si è parlato, e alle 11:30 sono in municipio, quindi ci riaggiorniamo quello che si è discusso. Se c'è qualche consigliere che vuole venire a trovarmi per discutere quello che sappiamo, lo può fare, e il signor Dragotto dopodiché mi dirà quando è disponibile a venire al lavoro per incontrarci, e le note, nota disinfestazione fuori la via Spoto, fuori le mura del municipio, e la nota per quanto riguarda l'interno del municipio, e la delibera al Vabbè, centro. Questa, presidente, la posso fare subito. La delibera al centro Padre Nostro, così che ci possiamo cominciare ad organizzare per rivederci tutti insieme in merito alla questione comitati educativi. Presidente, mi scusi, ma io credo di averla chiesta a Giovanni una nota di disinfestazione e della disinfestazione. All'esterno, consigliere Marchese. Sì, per all'esterno di via Spoto. Se c'è, casomai lavoriamo su quella, dico, non è che non ci io sono non so problemi. Se poi Giovanni Marchese l'ha già preparato o meno. Io ho ricevuto qualcosa in merito a ciò. Io qualcosa in merito a ciò di parlate di via Spoto o di via San Ciro? Non si è capito. Via Padre Francesco Spoto. Spoto, però dobbiamo fare sia interno che esterno. Quindi va bene, non l'ho scritto. No, interno, vabbè, interno magari lo fa la dottoressa a nome nostro, visto che lei ha la mansione più alta all'interno degli uffici. E il signor Dragotto, verificando se già c'è quella sua, casomai facciamo il sollecito, anche perché me l'hanno chiesto da lì. Visto e considerato pure che quegli uffici sono stati per un bel po' chiusi, mi dica se è stata fatta la richiesta è per l'esterno, giustamente come ricorda il consigliere Marchese. Se così è stata fatta, però devo controllare. Perfetto, allora ci riaggiorniamo. Il vicepresidente, grazie sempre. Consiglieri, vi ripeto, vi ricordo che sono nel municipio. Chi vuole può passare. Oggi è martedì. Se non vado errato, mi faccio i fatti del vicepresidente. Oggi lei è un po' più libero lavorativamente, quindi se mi vuole venire a trovare pure lei, grazie a te. Per quella situazione eventualmente di ieri, se poi mi posso ricevere. No, io poi quando volete ne parliamo, dico, non è che ci sono con un'email, anche perché ho ricevuto quello che è in maniera molto molto brusca, detta in maniera così brutta, il pezzo di carta. Quindi purtroppo, al di là dei nostri rapporti personali, è su quello che io devo andare a valutare e parlarne. Il pezzo di carta è scritto, va bene eventualmente. E parlarne ovviamente con voi. Dico, non è una cosa, non sono queste le cose gravissime, ma è giusto che facendo parte di un organo politico, voi insieme a voi, e voi in primis insieme a me, è giusto che la questione abbia un chiarimento e ce lo abbia pure presto. Grazie sempre, vicepresidente, ci sentiamo dopo. Consiglieri, se avete altre domande, io faccio una cosa velocissima con i presidenti, dopodiché mi organizzo per venire in municipio. Ci sentiamo dopo e grazie sempre per tutti. A dopo. Grazie presidente. Pasquale, io vedo che sei prenotato, già hai parlato. Vorrei intervenire, allora, buongiorno, grazie al Presidente è sempre attivo e ci dà sempre ottime informazioni. Volevo intanto la mia solidarietà al consigliere Guaresi, il quale diciamo che ha avuto questo attacco mediatico, definiamolo in questa maniera. Sicuramente le battaglie che il Consiglio porta avanti
sono sicuramente battaglie che, importanti, che danno fastidio. A volte la verità dà più fastidio, diciamo, delle bugie stesse. Detto questo, per quanto riguarda la nota di cui faceva cenno il consigliere Tusa, forse non era stato attento, e mi stranizzo del consigliere Tusa, che è una persona molto attenta. Già quella era stata fatta una richiesta qualche settimana fa, fatta direttamente da noi, di cui l'abbiamo condivisa con tutto il consiglio, appunto perché io chiedevo che ci dovessero rispondere sempre, o si fa o non si fa. Nota che, come ha detto lei, presidente, se voleva potevamo leggere, ed era a nome del consiglio. Terza questione, io chiederei, suggerirei al consigliere Marchese, per quanto riguarda la proprietà di appartenenza al comune di Palermo delle vie, di chiedere appunto con nota scritta quelle vie a cui ha ricevuto una risposta dalla dottoressa Galimi, dall'area tecnica lì, dall'area tecnica, di fare una nota direttamente non alla RAP, ma all'ufficio, adesso non mi ricordo se è toponomastica o quant'altro, in cui si chiede la proprietà delle vie, se sono messe in capo al comune di Palermo, perché in effetti ci sono alcune vie, pur essendo Palermo, ma non sono in capo alla città di Palermo. Terza questione, detto che abbiamo problemi purtroppo in questo periodo di Covid, e volevo segnalare una problematica. Una signora la quale deve purtroppo andare a Milano lunedì per farsi operare di un tumore, il quale già ha coordinato dall'Humanitas e poi deve andare a Lione, avendo la carta d'identità scaduta, ma pur essendo valida, come sappiamo, fino al 31 agosto, comunque è valida in territorio nazionale, non è valida fuori. Ebbene, qua in circoscrizione ci sono tantissimi problemi, perché chiaramente l'addetto a rilascio delle carte d'identità ritiene opportuno fare quella elettronica, chiaramente, non quella cartacea. Ma con quella elettronica, giustamente, oggi che è martedì, non arriverebbe prima di lunedì, martedì prossimo, ovvero ti rilasciano il provvisorio col quale tu puoi prenotare l'aereo, ma col provvisorio che puoi prenotare l'aereo puoi prenotarlo da Palermo a Milano. Poi quando tu sei a Milano e devi andare a Lione ci vuole la carta d'identità, in questo caso che tu non c'hai, ma è una semplice fotocopia che fuori dal territorio nazionale non è buono. Ebbene, cioè, questo andiamo a complicare più del dovuto anche la vita dei cittadini, specialmente in queste condizioni. Io chiederei più elasticità da parte dell'amministrazione, più consapevolezza, di andare a guardare i casi singoli, che è una cosa importantissima. Quindi, se possibile, anche a nome della circoscrizione, che partisse una nota nella quale chiediamo anche dare quella facoltà, quella libertà di prendere decisionale, quindi una libertà decisionale da parte degli uffici in singoli casi realmente particolari, quindi al limite anche che loro, cioè quindi l'amministrazione, Brucato, chi per lui, scriva delle linee guida giustamente da poter applicare. Grazie Presidente. Grazie consigliere Scarlata. Ma questo problema lei lo ha evidenziato a Brucato o no? A Brucato è stato evidenziato e lui ha demandato a parole, nel senso, se la sbrigano a San Ciro. Ma se la sbrigano a San Ciro. Quindi lasciare libertà, però giustamente l'operatore dice: io non posso, la procedura è quella, non lo posso fare, non ho nulla che mi dice. Quindi ci sono dei casi veramente particolari. Ma il problema resta questo signore per andare a Lione, lì dove deve andare, non ci può andare? Assolutamente no, perché con il provvisorio che ti danno di quella elettronica. Sì, l'ho capito, questo l'ho capito e lo so. Puoi andare a Milano, non puoi neanche prenotare. Ma con il responsabile, con Brucato. Lo so, deve fare la tessera a questa persona. Questo, esatto.
non puoi neanche andare, poi non puoi neanche prenotare. Se vuole, se vuole, se vuole entro l'una andiamo noi d'avvocato personalmente. Dobbiamo andare d'avvocato, perché tra altre cose non è il biglietto Palermo, Milano-Lione non lo prende perché la tessera comunque è scaduta. La tessera comunque è scaduta, essendo una tessera scaduta, non è il sistema giustamente di prenotazione non te lo prenota, non te l'accetta, quindi è, cioè non possiamo, già le persone già con il fatto del Covid già hanno la loro, come dire, tutti abbiamo avuto dei problemi, poi ci mettiamo in questi casi veramente dopo ognuno di noi già, uno che deve andare là, non mi voglio mettere nei loro panni perché speriamo mai, però dobbiamo risolvere il problema. Così, consigliere, posso intervenire, presidente? Mi ricordo che in casi particolari come questo, praticamente la circoscrizione era autorizzata a rilasciare la vecchia carta d'identità cartacea. Sì, e di questo stiamo parlando. E quindi non la possono rilasciare. Di questo, siccome Mi scusi. Io sono qua con l'utente. Non la fanno perché qua vogliono la prenotazione Milano-Lione. Come fai una prenotazione Milano-Lione con la tessera scaduta? Perché il sistema, quando tu metti che è online, metti tessera, appena si accorge che è scaduta, non ti fa prenotare. Quindi in automatico come fai? È questo che stavo dicendo, perché questi signori li abbiamo mandati noi in Viale Lacce, giusto Scarlata? Consigliere Scarlata, mi sente? Sì, avevo chiuso io. Li abbiamo mandati in Viale Lacce, perché in Viale Lacce erano loro che dovevano rilasciare questa tessera, perché in caso urgente li rilasciano a Viale Lacce. Viale Lacce gli ha detto che deve fare San Ciro. Ora, sono venuto a San Ciro, San Ciro non gliela fa. Io per questo dico di intervenire con il dottore Brucato, perché non risponde, gli abbiamo mandato messaggio. O San Ciro, o Viale Lazio, la tessera deve uscire fuori. Ma sono questo d'accordissimo. Deve partire subito la signora. La signora ha un problema, cioè qua stiamo andando a pensare, stiamo andando a spaccare il pelo in quattro. Consigliere, io le posso dire che ora ci sentiamo, andiamo e chiamiamo direttamente il vice sindaco per intervenire pure a lui, perché questa tessera deve uscire fuori prima dell'una. Esatto, perfetto, ok. Per cui allora, quando vorrei, ci sentiamo due minuti e chiamiamo pure il vice sindaco. Questa cosa si deve risolvere subito, senza altro tempo da perdere. Però andiamo avanti al consiglio così ci sbrighiamo. C'è qualche altro che voleva intervenire? Prima che passiamo agli atti ispettivi, non vedo più nessuno. Qua c'ho una cosa scritta al consigliere Tusa, è poco attento al consigliere Scarlato, ha confermato quanto detto, va bene, questo l'avevamo sentito. No, mi dispiace, allora avevo letto solamente il suo primo passaggio, perché essendo qua l'utente che giustamente entrava e c'era questa complicanza, mi è sfuggito la seconda parte. Le chiedo scusa, consigliere Tusa. Bene, andiamo avanti, passiamo agli atti ispettivi, nominiamo subito gli scrutatori, abbiamo il consigliere Serio, il consigliere Cardella e il consigliere Orilia. Prendiamo, scusi, presidente. Consigliere Tusa, mi chiede il prelievo di una mozione, prego. Rimane in sospeso l'approvazione del verbale del 21 che avete letto e non approvato per mancanza del numero legale, per cui se allora mettiamo in votazione sì questo verbale, così lo eliminiamo, già è stato letto, e lo diamo approvato. Se non c'è qualcuno che vuole intervenire, lo diamo approvato all'unanimità dei presenti. Il verbale è stato approvato all'unanimità dei presenti. Ore 10:35. Grazie, dottor Salotà. Passiamo avanti, c'è il consigliere Tusa che ci chiede il prelievo della mozione, protocollo numero. Aspetta che lo vado a vedere. Dunque, ecco qua. La mozione numero, protocollo numero 1707025 del 23/11/2018 addirittura. Che ha per oggetto senso unico di marcia. Prego, consigliere Tusa. Sì, buongiorno. Sì, è una vecchia mozione che comunque la volevo prendere, perché comunque è giusto
esaminarla, eventualmente porgerla, diciamo, esaminarla e diciamo metterla in discussione oggi in consiglio. Allora, si tratta di un problema, di un tappo della seconda circoscrizione. Siamo in via, in via Gino Funaioli, angolo Federico Ferrari Orsi. Questa strada ha una larghezza di 4 metri ed è a doppio senso di marcia. Si attende da anni che questo tappo venga sistemato, quindi allargata la strada, ma a tutt'oggi il problema persiste. Molti cittadini che abitano nella zona mi dicono dei continui diciamo litigi, perché si blocca proprio il flusso stradale, in quanto bastano due macchine, quelle posteggiate nella carreggiata laterale, e ogni volta c'è il caos più totale. Diciamo che ascoltati un po' i residenti e facendo un'idea, l'unico modo per adesso è di mettere un senso unico di marcia fino alla vicina via Benacqual, e lì poi diventa doppio senso di marcia. Quindi la mia è questa mozione che volevo via attenzione a Via Benacqual, è la prima traversa, diciamo, che c'è di fronte la Ford, per intenderci, e qui diventa a doppio senso. È questo pezzettino che è stretto, addirittura guardi, vi leggo la mozione così vi chiarite le idee anche voi. E allora, installazione senso unico di marcia in via Gino Funaioli, nel tratto compreso tra via Federico Ferrari Orsi e via Benacqual. Premesso che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini per incidenti, diverbi frequenti fra automobilisti che percorrono la strada nei due sensi consentiti, tenuto conto che attualmente in via Funaioli, nel tratto in oggetto, vige il doppio senso di percorrenza, il passaggio di due auto è spesso reso difficoltoso e talvolta impossibile a causa della strada stretta e di auto posteggiate su entrambi i lati della strada. È bene specificare che questo tratto di strada è privo di marciapiede, considerato che esiste un limite minimo di larghezza delle corsie di marcia. Infatti, a norma dell'articolo 140 del regolamento di esecuzione del codice della strada, la larghezza delle corsie deve essere scelta tra i moduli 2,75, quindi un modulo 2,75 per 2, ce ne andiamo oltre i 5 metri, ma lì è 4 metri la parte più stretta. Poi ci sono moduli 3 metri, 3,25, 3,5, 3,75, riducibili a 2,5, ma solo negli attestamenti delle intersezioni urbane, purché la corsia non sia percorsa dal trasporto pubblico o dal traffico pesante. Inoltre, il decreto ministeriale 5 novembre 2001, concernente norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, prevede una larghezza minima della corsia di 3,50 m, una larghezza del marciapiede non inferiore a 1,50 m. Preso atto che quotidianamente la strada viene percorsa da un elevato numero di automobilisti, sarebbe opportuno, allo scopo di rendere fluido il traffico ed evitare ulteriori disagi, procedere all'installazione del senso unico di marcia in via Gino Funaioli, in modo da inibire l'accesso a tutti i veicoli che provengono da via Federico Ferrari Orsi. Si allega foto e la mappa della delibera. Va bene, grazie consigliere Tusa. Apriamo la discussione sulla mozione, così vediamo se c'è qualcuno che è iscritto a parlare. Prego, consigliere Guaresi, prego. Allora, Presidente, io non vorrei ricordare male, mi auguro che il dottor Dragotto ci stia sentendo, perché nella passata legislatura il Consiglio aveva portato avanti questa discussione, non ricordo la mozione a firma di chi, dove c'era, si chiedeva anche, se non vado errato, e io non penso di esserne sicuro se si tratta della stessa strada, dove si chiedeva l'abbattimento di un casolare per allargare la strada. Io chiedo chiarimenti al dottor Dragotto, perché ricordo perfettamente che si parlava di via Ferrari Orsi per allargare la strada, fare l'assenso unico, ma c'era l'ostacolo di un edificio. Quindi, se mi può dare conferma il dottor Dragotto, ed eventualmente, se si parla della stessa strada, lui sicuramente ricorda benissimo tutte le risposte che sono arrivate. Grazie. Posso intervenire, vicepresidente?
Prego, dottore D'Aragotto, prego. Allora, confermo quanto ricorda il consigliere Guarenzi. In merito alla via Federico Ferrari Orsi, alla problematica che ha esposto il consigliere Tusa, esiste già una delibera del Consiglio della passata consiliatura che prevede l'abbattimento di questo casolare perché, come alternativa alla viabilità della zona. Quindi non lo so cosa volete portare avanti ancora la delibera. E allora, se mi date un secondo, che qualche cosa la sappiamo tutti, perché siamo tutti qua di questa zona e abbiamo fatto tutti mozione per quanto riguarda l'abbattimento di questo muro. Non è casolare, non c'è un casolare, è un muro che ha innalzato, Ricordo male, è un allora, muro Presidente, però siamo in che ha perfetta linea. innalzato il costruttore Monti, riguardo questo. Questi edifici sono stati costruiti perché qua deve passarci, deve essere strada allargata e deve essere la continuazione di via Gino Punaioli. Eppure anche questa strada è via Gino Punaioli. Sono stati messi nel piano triennale più di 3 volte l'abbattimento di questo muro. Nel piano triennale del Comune di Palermo è stato messo l'abbattimento di questo muro per ben 3 volte, per cui già passano 9 anni che parliamo di questo abbattimento. Con l'ultimo piano triennale che è stato anche inserito pure quest'anno, questo abbattimento di questo tappo che c'è in via Gino Punaioli per l'abbattimento di questo muro. Bene, ora se ancora ad oggi questo benedetto muro non viene abbattuto, non viene allargata la strada, questa mozione ha perfettamente ragione perché purtroppo io la conosco e due macchine contemporaneamente non riescono a passare se c'è mezza macchina posteggiata o un motorino posteggiata in questo tratto di strada che è larga 2 metri, 3 metri, 4 metri. Per cui la mozione è regolarmente perfetta per andare a fare senso unico un pezzettino di strada. Però a questo punto voglio capire se la dobbiamo fare da Villabate verso Sant'Erasmo o da Sant'Erasmo verso Villabate, il senso unico. C'è da capire questo. Io chiederò, Saranno i tecnici, penso. appunto, si chiede, io chiedo, vorrei che in questa mozione si chiedesse un sopralluogo dei tecnici del comune per vedere come bisogna realizzare questo pezzettino di strada nel tempo che abbattono questo muro, perché poi non ci sarà più di bisogno, continuerà a essere doppio senso, per vedere in quale senso unico bisogna farlo. Consigliere Guaresi, prego. Presidente, però io ripeto, io vorrei che prima di mettere in votazione questa mozione, vorrei che il dottor D'Aragotta andasse a prendere tutte le risposte avute e eventualmente a legarla alla mozione, così da dimostrare che non è una mozione così fatta adesso dal consigliere, non me ne voglia il consigliere, ma Bene, bene, allegando bene, tutta la bene, documentazione del passato. consigliere Guaresi, visto e considerato consigliere Tusa, che non abbiamo nemmeno il numero legale per approvare questa mozione, da quello che io No, ma vedo. io sono favorevole alla mozione, Sì, bene, scusatemi, però non non me si ne può voglio nel senso mettere. di dire, alleghiamo con più forza Sì, ma che io non questa voglio mozione metterla. nasce a seguito di tutto Sì, il lavoro fatto, scusami, in consigliere Guaresi, precedenza. consigliere Sì, Guaresi, scusi, io scusi, voglio scusi. metterla in votazione. Siccome non la possiamo mettere in votazione perché per mancanza di numero legale va a finire che Che non viene c'entra? Non votata. ha senso, non ha. Allora, io a questo punto vi chiudo il consiglio. Presidente, io sono presente. Uno, due, Presidente. quattro e cinque, lo so, pure io sono presente, ma non abbiamo il numero legale. E A allora, questo scusami, punto io vi chiudo il Presidente. Scusa, consiglio. Mi scusi, Presidente. consigliere Guaresi, mi scusi, mi faccia finire. E poi le do Ah, di nuovo scusi, la no, perché parola. io sento a tratti, scusami, scusami. Volevo esprimere la mia opinione. A questo punto il consiglio viene chiuso, viene sospesa la mozione, non accanto, viene accantonata. Domani viene ripresa, consigliere Tusa, e nel frattempo il signor Dragotto ci fa la ricerca di questi atti che ci sono per quanto riguarda questo tappo di via, come si chiama, via Gino Funaioli, Vi per giro, dimostrare scusi, vicepresidente, che. vi giro la delibera di allora, va Sì, va bene? bene, così Sì, perfetto. la leggiamo poi nel consiglio e così facciamo in tutti i casi una cosa molto più forte e
Presidente, chiami i presenti, i presenti. Sì, facciamo l'attivo dei presenti. Dottoressa Lotà, gentilmente ci vuole chiamare l'appello per vedere chi sono presenti in aula. Sicuramente. Sì. Cardella. Assente, io lo vedo e glielo dico pure io, assente. Guaresi. Presente. Marchese. Presente. Orilia. Presente. D'Avoca. Presente. Parlata. Assente. Serio. Assente. Tusa. Presente. Presente. Viscuso. Assente. Assente. Greco. Assente. Assente. 1, 2, 3, 4, siete in 5. Siamo in 5. E allora, la mozione viene accantonata, la riprenderemo domani. Il consiglio si chiude, mi dispiace ancora una volta che non abbiamo il numero legale per andare avanti a approvare questa mozione, perché purtroppo è una cosa molto importante. Mi dispiace, consigliere. Ma è molto triste, che domani, lo so, ma domani presidente, mi scusi. Prego. Ma dico, non è che la stiamo noi bocciando, anzi, abbiamo la possibilità, di andare in serie, come dice lei, parla più forte. Tutta la documentazione è portata avanti, quindi è un sollevo, devo rendere noto che purtroppo non possiamo andare avanti con i lavori d'aula, perché ci manca il numero legale, e questa è una cosa che dispiace un po' a tutti. Ovviamente ognuno di noi veramente ha urgenza di andare negli uffici e lavorare, però purtroppo se abbiamo il consiglio, ci sono le priorità del consiglio in questo momento. Dottoressa Lotà, il consiglio è chiuso, ci aggiorniamo domani. Va bene, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buongiorno.